Ciao a tutti, cominciamo con un piccolo video di riscaldamento. Io e Lorenzo siamo nel nostro giardino. Ciao! Prima con le spalle, vai. Uno, due. Cercate sempre, 3, di portare le spalle bene giù in basso, 4, senza stringere troppo il trapezio qua, 6, 7, 8 e cambio e vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi fermo solo la testa e vado flex, ritorno. Ricordatevi sempre che espiro quando fletto, inspiro quando ritorno in stazione retta. Le gambe non sono mai iperestese, ma sempre col ginocchio sbloccato. Spalle rilassate e pensate sempre che la testa venga tirata verso l'alto. Ultimi due e orecchio verso spalla e vado. Flex, ritorno, flex, ritorno. Ricordatevi di non inclinare le spalle quando lo fate, quindi fermate bene il busto e ancora e ancora e mezzo giro e semicirconduzione per avanti, fuori, ritorno, là, sempre fuori l'aria verso il basso, riguardo lateralmente, vado qua e vado l'ultimo, ritorno e su. Sblocco le ginocchia, porto le spalle, braccia in alto, inspiro, espiro, inspiro, non sto andando in squat, sto appena piegando le gambe, schiena dritta, non andate in arco. Lorenzo, tu continua così, io mi metto di lato. Quindi attenzione a non fare movimenti di arco e iperestensione e nello stesso tempo di chiusura, non chiudetevi, rimanete su, ritorno, su, ritorno, salgo con le braccia, inspiro fuori, ritorno su, inspiro avanti, giù. Allora io sto tenendo i piedi paralleli, Lorenzo sta tenendo i piedi leggermente con le punte esterne, Lorenzo tiene la schiena dritta, però Lorenzo correttamente sta portando le ginocchia in fuori sulla linea della punta dei piedi, quindi questa cosa è corretta, l'importante è che lui non porti le ginocchia in dentro, quindi i piedi vanno sempre sulla stessa linea delle ginocchia e viceversa. Facciamo l'ultimo, inspiro, ritorno e là. Sblocco le ginocchia sempre, quindi non iperestendete, lavoriamo con il bacino, soltanto con l'ombelico che va verso la colonna vertebrale senza coinvolgere i glutei, facciamo una anteversione, retroversione, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori, dentro, non coinvolgete i glutei, fuori, dentro, fuori, non scendere con le gambe Lorenzo, blocca, ferma le gambe, devi lavorare col bacino, là, fuori, là, fuori e mi fermo. Da questa posizione cominciamo il mezzo rotolino, roll down, quindi partendo dalla testa in estensione, scenderò rotolando la schiena fino ad arrivare con la mano alle punte delle con le punte delle dita alle ginocchia, senza però guardare le mie mani. Quindi inspiro, fuori l'aria, tengo dentro l'ombelico, arrivo fino alle ginocchia, mi fermo, braccia a penzoloni, non rilassate bene il tratto cervicale, inspiro di nuovo profondamente e srotolo, risalgo, ritorno su, inspiro e ripeto, fuori l'aria,
Non piegate ulteriormente le gambe adesso, lasciatele nella posizione iniziale, ritorno. Ricordatevi sempre, fuori l'aria quando mi muovo, dentro l'aria quando arrivo. Quindi fuori l'aria mentre mi muovo prima di partire, inspiro e svuoto di nuovo a risalire. Ancora uno, adesso scendiamo fino ad arrivare al terreno. Gambe piegate, piegate, piegate fino ad arrivare giù. Inspiro e riparto, salgo, su, 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 ancora, fuori l'aria. Chi non ha problemi di schiena può anche tenere le gambe stese, ma io inizialmente lo sconsiglio. Ritorno su e ritorno sempre e in estensione. In ultimo vado fuori. E ritorno su e ci fermiamo qua. Ok, qualcosa di un po' più attivo. Cominciamo con delle flessioni alternate delle gambe al petto, braccia in flex e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le braccia vanno verso l'alto adesso. 1, su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, 6, 7, braccia in fuori e 1, fuori, 2, fuori, 3, fuori, 4, fuori, 5, 6, 7, 8 e scendo, piedi, vai, vai. Noi siamo su una superficie un po' sconnessa, quindi stiamo cercando di non utilizzare i buchi. Adesso divarico e piego leggermente portando le spalle appena appena in avanti, mani appoggiate sulle cosce. Vado, 1, braccia in alto e 2, piccolino, 3, 4, 5, 6, 7, 8, calcio indietro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ripeto i piegamenti di prima. Vado. 1, 2, allora, attenzione Lorenzo, non portare le punte in fuori. Piedi paralleli. 5, bravo. E 6, sempre tenuto l'ombelico, sempre tenuta questa parte, ancora 4, 4, 3, 2, 1, ripetiamo l'esercizio di prima, calcio dietro e vado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ripeto e vado giù e resto, 1, 2, 3, salgo, 4, 1, sempre bene addome, 3, 4, Lore controlla le ginocchia e i piedi, 4, paralleli, 1, 2, sedere indietro, 3, 4, 1, 2, ben bloccato qui, 4, 1, 2, 3, 4, sono anche su un terreno un po' sconnesso, 2, 3, 4, 1, 2, 3, risalgo e vado, tac, 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 piccolo piegamento in mezzo e là, 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 allungo, su, 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 su. Piccoli allievi dietro di noi, saranno le nostre nuove leve. Anch'io. Tac, tac, tac. Braccio avanti adesso, vai. Allungo, allungo, allungo. Allora, adesso portiamo le mani sulle cosce. Continuiamo questo esercizio. Su un piede rimane a terra, l'altra gamba si solleva per un po'. Una sola. Tac, tap, la, tap, la. Tap, Lorenzo vai un pochino più in là, grazie, tap, grazie, là,
tap, la, tap, la, tap, torno al centro, solo le punte, punta, 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 adesso cambio e vado, tocco, la, tocco, la, tocco, la, tocco, la, tocco, la, tocco, mi fermo qui, stabilizzo bene le gambe, blocco e apro, torno, apro, torno, fuori, torno, fuori, torno, fuori, torno, fuori, torno, fuori, torno, torno al centro e pam, pam, fermo il bacino, fuori l'aria quando posso e soffio sempre lateralmente, sempre tenuto ben attivo il mio core, quindi il tratto addome, zona lombare, obliqui, pam, 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 torno al centro, allungo e apro, torno. Quando apro il braccio, mi raccomando, non dovete far seguire il movimento del bacino, l'ombelico deve rimanere fermo e il bacino non si deve muovere, tac, là, tac, là, tac, là, tac, l'ultimo, tac, torno, mani alla nuca e pam, 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 là. Io sto facendo questa lezione senza musica in modo da dare la possibilità a tutti di eseguire gli esercizi. Se sono troppo veloci gli esercizi potete rallentarli a vostro piacimento, altrimenti potete anche accentuarli. Gli ultimi, 4, 3, 2, torno al centro, scendo e piego, tac, piego, tac, piego, tac. Adesso un piegamento un po' più profondo e squat e torno. Piedi paralleli e sederino proprio in centro alle gambe quando salgo. La e la e la e la e la e la e senza alzare troppo e la e torno al centro e scendo. 1, 2, 3, ginocchio. 1, 2, 3, ginocchio. 1, in avanti il ginocchio, non il calcio indietro. Piedi paralleli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il peso è sempre qua, dietro, verso i talloni, non sulle punte, mi raccomando, non è là, ma 3, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso solo ginocchia e 1, 2, 3, 4, variante, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altra variante, scendo e 1, 2, 3, la, 1, schiena dritta, quando salgo, la, schiena sempre in posizione e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e stop, scendo, inspiro e l'ultimo, vado, calcio dietro, bicipite femorale, vieni anche tu Artemis a far ginnastica, vai, 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 5, 6, 7, piede basso e tac, 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 inspiro profondamente, inspiro, ancora, in, es, in, es, in,
e mi fermo qua. Ok, adesso passiamo un attimo di stretching. Abbiamo lavorato con le gambe, ci posizioniamo in posizione di varicata sagittale, piede davanti ben appoggiato, tallone a terra ben appoggiato. Mi raccomando, la linea fra i due piedi deve essere sempre parallela, ok? Quindi questo piede di dietro non deve girarsi o girarsi, deve sempre essere su due binari paralleli. Quindi da questa posizione io c'ho anche un buco, porto le braccia avanti, tengo l'addome, spingo le braccia come se spingessi via un muro, piego la gamba davanti senza sollevare il tallone finché non sento tirare il polpaccio dietro. Se questo non dovesse bastare, proseguo e appoggio le mani e spingo leggermente più avanti la schiena, sempre dentro i glutei, quindi non spingete il sedere in fuori. È una linea che va dalla spalla, gomito, fianco, ginocchio e tallone. Ok, contiamo circa 15-20 secondi. Mantenete sempre la posizione. Riuniamo i piedi. Riportiamo dietro l'altro piede. Spingo bene il tallone. Mani avanti. Spingo avanti. Inclino il busto e piego la gamba avanti in modo tale da essere, come ho fatto vedere prima, su un'unica linea, spalla, gomito, fianco, ginocchio, tallone. Adesso porto le mani sulla gamba, piego ulteriormente la gamba davanti, e ritorno su. Ora noi ci aiutiamo a vicenda perché non abbiamo un muro qua. Io farò muro per Lorenzo e Lorenzo farà muro per me. Quindi ci portiamo una mano sopra l'altra spalla. Io devo stare in questa posizione. Lore, se riesce a stare un pochino più avanti, grazie. Ok, prendiamo la gamba esterna per Lorenzo, quindi la sua destra e io la mia destra, la mia sinistra. Avvicino il ginocchio, piego la gamba di sostegno, stringo bene il gluteo della gamba dietro, che è piegato, quindi tallone verso il gluteo, e porto il ginocchio indietro finché non sento tirare il quadricipite. Fate attenzione a non farvi venire i crampi nel bicipite femorale, cioè nella parte posteriore della gamba. Continuo a respirare, la gamba di appoggio non è iperestesa, è sempre morbida. Mantengo la posizione, noi stiamo traballando un po' perché siamo sempre su un piano un poco piano. Voi vi potete tranquillamente appoggiare a un muro, alla schiena, allo schienale della seggiola, in qualsiasi posizione. Rilascio. Ok, ci cambiamo di posizione. Questo lo potete fare con i figli, col compagno, col marito, col vicino di casa, no? Ok? Mollo il ginocchio, ginocchio contro ginocchio, tallone verso i glutei. Se non riuscite a prendere il piede, va bene il calzino, ok? Potete prendere un asciugamano, aiutarvi leggermente. Stringo bene i glutei in modo da estendere l'anca e mantengo la posizione. Tengo ancora. Mantengo, mantengo, mantengo. E rilascio. Ora, Lorenzo sta in questa posizione, io sto lateralmente, piego le gambe, porto le mani sulle cosce, tiro dentro l'ombelico, chiudo la zona lombare, stringo leggermente i glutei e a questo punto lascio le braccia e lascio la testa. Rimango nella posizione. Comincio a scendere verso terra. Piegando le gambe, vado giù, 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 giù. A questo punto distendo le gambe fin dove posso arrivare. Lorenzo fa un po' più fatica. Non portate il peso troppo indietro, ma neanche troppo avanti. È su tutta la pianta del piede. Se sentite male solo alla zona posteriore del ginocchio, sbloccate l'articolazione. Il lavoro si deve sentire nella parte posteriore del gluteo coscia. Ora pieghiamo nuovamente le gambe,
lentamente portiamo le mani sulle cosce, srotolo la schiena e risalgo. Riunisco i piedi senza attaccarli completamente, inspiro profondamente, arrotolo la schiena, scendo lasciandole sempre le ginocchia morbide, lascio che il mio busto si abbandoni sulle cosce. E questo esercizio praticamente potete o utilizzarlo per lasciare rilassare la testa, le spalle e la zona dei glutei non eccessivamente tirata, ma se volete lavorare di più con le gambe potete stendere le gambe a vostro piacimento. Continuate a respirare, ricordo sempre che si respira con la zona toracica e non con la zona addominale. Quindi aprite sempre i diametri del vostro torace. Ok, pieghiamo lentamente le gambe, srotoliamo lentamente la schiena e risalgo su. Ritorno, stazione retta, sono un po' storta ma è lo stesso. Inspiro, adesso ancora uno, inspiro. Adesso inspiro e tolgo via la stanchezza. La faccio uscire dalle ginocchia. Ancora uno. Risaliamo. Tiro, 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 tiro. Vado sulla punta e lascio giù. Ciao, alla prossima!